mi dia del lei. Via del lei. Illustrissimo signor sindaco dottor Sandro Autolitano, rispondo solo ora e quindi con qualche giorno di ritardo alla sua nota sulla mia videolettera che puntualmente di seguito provvedo a pubblicare integralmente. Saranno i nostri lettori di cittadini dell'area grecanica e non solo a farsi un'idea sulle professionalità politiche di voi sindaci. Come starà notando questa volta, le do del lei, senza sottrarmi a spiegarle il perché oggi utilizzo questa allocuzione linguistica. Lei, se non erro, è un psicologo e come tale, invece di preoccuparsi di rispondere nel merito delle questioni da me sollevate, ha preferito analizzare il mio comportamento ponendo l'accento sull'aspetto formale di natura psicologica e sociale e ristabilendo la distanza tra parlante e interlocutore. Veda, signor sindaco, non so lei dove ha studiato, ma io ho fatto sicuramente il liceo classico e quindi il latino classico, che non conosceva l'opposizione e di conseguenza dava sempre del tu. Anche Benedetto Croce, da buon meridionale, dopo aver utilizzato sempre il voi ed il lei, ripubblicò tutti i suoi epistolari sostituendo tutti voi ed i lei. Il lei, veda signor sindaco, è ufficiale, distante, deferente, anche i pronomi seguono le vicende, la storia. Il fascismo, ad esempio, decise di utilizzare il voi come cazzotto nello stomaco della borghesia, eliminando il lei e la stretta di mano. Ma il post-sessantottino, un'epoca che lei ha certamente vissuto sia per la sua età che per l'ideologia politica, ha utilizzato e diffuso il tu indiscriminato, perché sicuramente più democratico, meno ufficiale e meno ipocrita. Ed ora torniamo al contenuto della sua adunata sul no al carbone e alla sua risposta, che mi consenta, la trovo non solo provinciale ma anche qualunquista. Lo faccio e per rendere meglio l'idea, d'ora in avanti, rivolgendomi a lei, userò il vossia, perché intendo rimarcare in modo forte la distanza sociale ed il rispetto che lei nutre verso i giovani ed i cittadini di quest'area. Vossia, ieri sera, ha tenuto la tanto annunciata riunione con i sindaci dell'area grecanica, il cui oggetto era «Comitati dei sindaci per il no al carbone». Vossia mi corregga se sbaglio, ma alla riunione, come riportata a tutta pagina dalla Gazzetta del Sud del 4 settembre 2012, aveva inviato una lettera e quindi convocato i sindaci del comune di Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano, Calanna, Cardeto, Condofuri, Melito, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Rogudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo e Saiti. Alla riunione di ieri sera contro la centrale a carbone ci risulta che non ha partecipato nessun sindaco, eccetto Vossia, l'ex consigliere provinciale Bernardo Russo, l'ex sindaco di Bagaladi Federico Curatola ed uno solo consigliere comunale di Motta San Giovanni. Come dire, Vossia se l'è cantata e Vossia se l'è suonata. Sembra il titolo di una commedia sentimentale, invece è la fotografia dell'uso improprio di un incarico istituzionale. Provi Vossia a convocare una riunione per favorire la conoscenza dei finanziamenti direttamente erogati dalla Commissione europea, la loro diffusione, il loro utilizzo e le concrete possibilità di accesso per lo sviluppo reale e concreto di tutta l'area grecanica. Vediamo quanti sindaci parteciperanno. Sul piatto, mio sindaco, entro il 2013 ci saranno 4 miliardi di fondi strutturali, tutti da utilizzare per ricerca, istruzione, energia, trasporti, cultura, ambiente, sanità e chi più ne ha più ne metta. Ma a Vossia e a voi, signor sindaci, questo capitolo è sconosciuto e preferite sempre suonare la solita musica e a cantare la vecchia e famosa canzone di Mina.
cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Il sesso è sul mio proibito. Proprio mai. Chiamami passione, dai, hai visto ormai. Ti spegni le tue occhi e ti accendono i grigi. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Mi dia del lei.